Santa Gemma è morta di tubercolosi e quindi non potendo più la sua la famiglia che l'aveva adottata, diciamo così, la famiglia Giannini a Lucca, custodirla o non nella sua malattia, fu affittata una stanzetta adiacente alla famiglia Giannini in via della Rosa e quindi morì veramente sola, assistita soltanto dalla sua amica e confidente, collega raccolta tutte le sue estasi, la venerabile Gemma Eugenia Giannini, sola, completamente sola, perché aveva la tubercolosi e quindi non poteva veramente infettare tutti i componenti della famiglia Giannini. Morì un sabato santo del 1902, la mantellina di Santa Gemma. Gemma era tanto bella, ma si trasformava completamente nelle sue estasi dolorose. E poi